Le torture più terrificanti. La culla di Giuda è considerata una delle torture più atroci e terrificanti di sempre. Quando dovevano far confessare qualcuno, lo tenevano legato per braccia e gambe sopra questo oggetto, infilandoglielo nella cavità anale o vaginale. Poi tiravano le corde verso il basso, rovinando irreversibilmente il corpo del malcapitato e procurandogli dolori di inimmaginabile atrocità. La fanciulla di ferro era un contenitore dalle dimensioni umane e dall'aspetto di una fanciulla. Il suo interno era coperto di lame, in modo che il condannato, una volta rinchiuso dentro, venisse trafitto in tre punti precisi: fegato, occhi e reni, in modo che non morisse subito ma dopo molto tempo per dissanguamento, dopo atroci sofferenze. La tortura della sega prevedeva il sezionamento del condannato lungo l'asse longitudinale. Il malcapitato veniva segato dalle parti intime verso il ventre, e il malcapitato veniva appeso a testa in giù in modo che il sangue affluisse al cervello e lo tenesse in vita facendolo soffrire il più lungo possibile.